Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova 24 ore. Oggi faremo una challenge un po' a stile americano perché andremo a provare insieme quindi a mangiare per 24 ore il marchio McKennedy. Penso di averlo pronunciato bene, del Lidl. Infatti l'ho trovato lì, sapete che Lidl spesso fa queste settimane. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia in cui andiamo a testare le varie settimane, quindi vado a prendere i vari prodottini e poi facciamo insieme una 24 ore. Infatti ho voluto provare il preparato per i pancake, ha dei valori ottimi, infatti l'avete pure visto prima, attivo per 100 grammi, 170 calorie, 2 grammi, è cascato tutto, 2 grammi di grassi, 30 grammi di carboidrati, e 7 di proteine, quindi fantastico. Sì, io vi do un consiglio: se lo prendete, ma non so, dopo lo assaggiamo e vediamo com'è. Se lo prendete, non fatelo con latte, con l'acqua, oppure se lo fate con l'acqua, fate sempre ad occhio, ma a consistenza molto densa, non lo fate nella bottiglia, altrimenti vi vengono sottili, sottili, sottili. Infatti, ho fatto. Rieccomi, cambio della forchetta perché è cascata. Stavo dicendo, vi consiglio di farlo in una ciotola e non nella bottiglia perché poi resta tutto nella bottiglia. Quindi ho fatto all'incirca, cioè non è 200 grammi di preparato come c'è scritto sulla bottiglia, ma 190, 190 con 170 ml di latte. Quindi andiamo ad assaggiare ovviamente solita tazza. E io l'ho farcito con burro d'arachidi, Nutella, poi con burro d'acero e frutti di bosco. Ok. Vi faccio il video così vi faccio vedere perché sono molto molto morbidi. Quello che è cascato a pezzi è il burro d'acero, che è quello coro. Allora, eccolo qua. Eccoli qua, assaggiamo. È cascato a pezzi perché, oh mio Dio! Io l'ho sciolto, però ragazzi, è solidificato. Assaggiamo. Di sicuro sono più belli e ancora più buoni quelli che faccio io. Vi lascio il video con la videoricetta dei pancake americani. Però sono molto buoni, cioè hanno dei valori assurdi. Però c'è anche da dire che sono molto più leggeri pure. Come consistenza rispetto a quelle che faccio io, i miei sono molto più morbidi, però sono una bomba, veramente, a parte una bomba calorica, ma sono proprio una bomba. Mi sono goduta questa colazione proprio a mille. E noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Eccomi qua con il pranzo, sono quasi le 3, mamma mia raga, però io non ho badato proprio l'orario, stavo facendo delle cose al computer e mi sono persa. Questo bagel, non so raga come si pronuncia, ma non ci fate caso, con cheddar, uova strapazzate e bacon, io direi di assaggiare subito. Allora, proprio stile americano, infatti ancora non so come chiamerò questo video, penso mangio per 24 ore solo cibo americano. Perché sì, il marchio è quello lì, ce cioè lo sto usando, ve l'ho fatto vedere, solo che comunque sto usando altri prodotti, quindi c'è cioè, tipo le uova, il bacon, che non sono di quel marchio, quindi non so proprio come intitolare, ma ci mangio su, poi quando sarò per scrivere il titolo ci penserò. Mangiamo. Mmm.
Mamma mia, che goduria! Fatto bello carico. Comunque questa sarà una challenge super calorica, come ci piacciono a noi. Pranzo andato, mamma mia raga, che bontà, troppo buono. E noi ci vediamo direttamente dopo con una mini merenda, ma dopo. Eccoci qua con la merenda, avete visto l'orario? Sono le 17.38, ve l'avete visto tipo 5 minuti prima, ma lasciamo stare. Allora, voglio assaggiare con voi queste patatine della McKennedy, io penso che è gusto barbecue, perché mi sembra così, oh. Eccole qua. E poi ovviamente raga, Monster, voi dite, Giulia ma tu a quest'ora che caffeina, poi stasera non dormi? Ma raga, mo sto addormendo perché da stamattina ho fatto tantissime cose al computer e non, quindi sto stanca, però mi aspetta una lunga serata, quindi per forza. Questa qui è quella zero calorie, però non riesco a capire che c'è dentro, io non l'ho mai provata, quindi assaggiamola insieme. Qua è super bianca. Buonissima. Sembra arancia. Raga, non riesco a capire il gusto. Sembra arancia, limone. È buonissima. Ok, assaggiamo le patatine. No, vabbè. Sono piccolissime, con la faccia del toro. Spettacolo. Oh, non così, eh? Molto forti. Io non amo le patatine a barbecue, proprio perché sono buone, ma sono fortissime. Poi si sente di più, però, non è l'affumicato. Proprio il pomodoro. So che questo marchio ha tantissimi altri prodotti, solo che io non li ho trovati. Comunque pizzica la gola e la lingua da morire, cioè proprio assurdo. Fortissimo. Ultimi cioè raga, non riesco neanche più a parlare, ve lo giuro, ho la lingua e la bocca in fiamme. Ultime patatine. Io sicuramente sarò tutta sporca le mani, sicuro. E noi ci vediamo dopo con il penultimo pasto. Io non riesco neanche a parlare, mamma mia, sono troppo forti. Eccoci qua con la cena, cioè raga, io ero convintissima che fosse il pulled pork perché l'ho preso proprio, era tipo c'erano solo due confezioni al Lidl, l'ho preso proprio di così perché l'ultima volta che andai, mi parlo prima che poi ci chiuderò, quindi prima del lockdown a marzo, infatti quando sono andata recentemente ho detto oh mio Dio, l'ultima volta che sono andata non promette bene, infatti poi c'è stato il decreto adesso e tutto, quindi non ci devo andare più secondo me, comunque. Volevo prenderlo però poi non l'ho preso più, oh. E quindi ma nel vedere il pulled beef, ma vabbè, va bene ugualmente, poi mamma ha fatto le patate, quindi mi mangio una patata. Quindi assaggiamoli insieme, c'è un profumo raga allucinante,
Quindi assaggiamo poi. Era tipo il pezzo intero che poi al forno con il sugo andava sfilacciato. Assaggiamo. Io che dimentico sempre i tovaglioli. Mamma mia, che buono! C'era anche da aggiungere dopo la salsa barbecue, solo che io non l'ho aggiunto, c'era proprio la bustina, proprio perché sapete che a me non fa impazzire. E anche questo pasto è andato e noi ci vediamo domani mattina con l'ultimo pasto di questa giornata, quindi a domani che voi lo vedrete subito. Qua con la colazione. Allora, ragazzi, io me l'aspettavo un po' più grandi. Comunque c'è questo croccante con le noci pecan e lo sciroppo d'acero. Vediamo un po', comunque il sapore è buonissimo. Di assaggiare una noce vegan. È dolcissimo comunque. Sono buonissimi. Questi pure nel latte e caffè. Però non ho messo il caffè, forse ho sbagliato, lo potevo mettere, che almeno dava quel contrasto dolce amaro. Oh mamma, c'è la macchinetta del caffè acceso. Ok, mi vuoi fare, mi puoi portare di qua una tazzina di caffè, però non dolcificata. Ok, ciao ciao, non fare tardi. Già si stava lamentando. Grazie mamma. Ovviamente sono super super dolci. Se non amate troppo i cereali dolci, non li prendete perché questo era proprio l'apice del dolce. Se io non sono una fan del latte cereali la mattina, perché raga mi porta un sacco di sonnolenza, proprio una botta di carboidrati, proprio assoluto di zuccheri, tipo ecco il caffè, grazie. Io lo devo mettere nella ciotola, quindi non fa niente. Oh, due sole cose, ho rovinato tutto con questo caffè all'interno. Era meglio come facevo i fatti miei. Sì, però ho tolto un po' quella punta di dolce, però il caffè non c'entra un cavolo. Mentre che faccio colazione mi guardo un vlog di Eleonora Manni, che io lì amo e poi amo lei proprio come persona. E quindi adesso io nel mentre, che voi vedete tutto velocizzato, tutto tagliato, io mi guardo un video su YouTube. Colazione è andata, devo solo finire il latte, però raga lo finisco dopo al computer che inizio a editare questo video. E niente, spero che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!